Buonasera. Ciao. Ci siamo, incredibilmente. Dopo mille problemi tecnici. Sì. Che avventura, mezz'ora qui a parlare del nulla. La streamer experience. Sì, e sì, poi sì. La scintilla è scattata tra l'Ethernet e il polo 5 di matematica. Sarebbe da far vedere anche come ci siamo riusciti. Esatto. No, lo facciamo vedere ad Alessio esatto. Questa ripresa. Ma bando alle ciance. Scocciola dietro. Sigla. E rieccoci. Sempre impressionante la vostra sigla. Vero. Qualità estrema. Assolutamente. Potrebbe fare tipo una puntata soltanto per capire tutti gli easter egg che ci sono. Tipo... Ah, perché non l'avete ancora fatto? No. Ah, ancora non è stato fatto. Mi sento tema offeso. Futuro, io farei entrare Antonio che è lì che... Facciamo entrare Antonio che lo Juventus verrà chiamato da 13 minuti da sua madre per andare a cenare. Eccolo ed eccolo... eccolo con il vestito intonato rispetto a lei. sembra un po' rapito tipo. Aspetta, non ti sentiamo. Aspetta, ma l'audio è attaccato. Ah, ora è attaccato tutto, Anto. Vediamo un po' i primi problemi a distanza. Sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Che è collegata. Vai, prova. Ci metti la chat che non so se hai bisogno di... Prova, Anto. Anto, ci sei? Antonio, non ci sente nemmeno? Prova. Oh, noi ti sentiamo, sentiamo. Perfetto. Però non so se lui ci sente a questo punto. Ci sente? Prova. Ragazzi, fateci sapere se sentite Antonio. Prova. Ok, mi sento. Ok, perfetto. Grandi mezzi tecnici. Vai, ciao ragazzi! Ciao, Anto! Ciao! Buonasera. E dunque... Buonasera. Crossover episode tra... Cineco e ragazzi. Cineco. E... Senza alcuna regia, tra l'altro, dietro. Sì, perché un saluto ad Alessio. Ci ha lasciato a piedi. Vabbè, dai. E pronti a immergerci nel mondo dei film. Perché il tema di oggi... È il mondo dei film. Il mondo dei film. Antonio lascia la diretta. Tanto sembra... Qual è il tema di oggi? Sì, Al-Qaeda. Momento Al-Qaeda. È vero, sennò anche un covo terrorista. Sì. Probabilmente è il film in cui vuoi. A me sembrava vivere. Più set a luci rosse, da Rocky Siffredi, con la camicetta notte. Il film in cui vorrebbe vivere Antonio, Zero Dark Thirty. Esatto. Ah, beh. Perché il tema di oggi è i film in cui vorremmo vivere. Ognuno di noi ha preparato due film. A due? Due. Erano due. Ancora meglio. Sintetizzando così, si sta meglio. Vai. E partiamo. Da chi partiamo? Dunque, io direi di fare un po', diciamo, andando un po' a... Come si dice? A scalare? No, uno alla volta, se poi si ritorna. Come si dice? Okay. Alternandoci. Ci sta. Vai. Non so, parto io? Vai, dai. Capirai l'immagine che devi mettere dall'introduzione che farò. Vai. Allora, io ho meditato a lungo, ho riflettuto su questo tema giorni e giorni e ho concluso che... sapevo che sicuramente un film in cui mi sarei sentita sarebbe stato un musical o un film attivo, bello attivo, una cosa dove c'è performance. Infatti, dove... vederli è palloso, ma viverci magari. Esatto. Giusto. Attenzione, vederli... qui c'è no, Tommaso vederli... dice che i musical sono pallosi. Per la maggior parte, vederli... poi ci sono... Dipende. È vero, Paolo, ammettiamolo, Paolo. Sì, dai, Antonio, ma va a vedere i musical sono un problema, non tutti, per carità. Io ad esempio ho visto un musical che particolarmente ho apprezzato, è stato quello di Elton, cioè il film su Elton John, almeno l'hai contestualizzato.
No, sì. Ma ci sta che a volte, cioè dopo un po' tu dica, vabbè, ma canzoni in 5 minuti, ma viverci, cioè canzoni in 5 minuti puoi mettere. Quindi ho pensato, il pensiero diretto è andato su La La Land, perché, ma non è questo il film in cui volevo credevo dire. Annette di Leo Scarà. Lasciamo stare. Lasciamo no, stare. Non La La ti è piaciuto? Perché? No, è bellissimo. Odio. L'unico musical che mi è piaciuto proprio. Però colonna sonora... Bellissima. L'ho cantata comunque scusami, vai Marika. No, pensavo alla Land per canzoni, per insomma ambientazione, il cinema visto da dentro, e però poi ho pensato, ma io me la voglio accollare una storia d'amore che finisce male? No, col cavolo. E quindi ho detto, dove devo andare? Se devo seguire il feticismo del mio cuore. E quindi sono andata dritta all'estate del 1963, in cui una piccola baby va in vacanza in un resort di montagna con i suoi. Stiamo parlando di Dirty Dancing, dove c'è performance. Ce n'è tanta. C'è Patrick Swayze che insegna in un villaggio vacanze. Io avrei voluto che tutti i villaggi vacanze della mia vita fossero stati così. Ma lei tipo quanti anni aveva nel film? Lei nel film aveva avuto 34 anni, interpretava una ragazza di 17 anni. Ah, a posto. Punto. No. Cioè, il mondo di Dirty Dancing è un mondo anche di tensioni sociali, Cioè, poi cioè, deve avere a che fare te con i genitori che stavano di Dirty Dancing. Ma che poi vanno, vengono completamente... In realtà non sono dei genitori... Cioè, sì, sono dei genitori abbastanza bigotti, ma in realtà molto, molto passivi. Cioè, la madre è come se non esistesse. Il padre alla fine dice sì, va bene tesoro, ti do 200 euro per far interrompere la gravidanza alla tua amica. Cioè, in realtà lui non lo sa, ma lei gli chiede 250 dollari così a caso. E quindi alla fine quello è un ostacolo che scavalchi facilmente. Poi ti trovi in vacanza, nell'adolescenza, con Patrick Swayze, vorrei ripeterlo, certo. Che insegna merengue, e via dicendo, scusate. Solo, quindi cioè, alcolismo puro. Vai, sì. Quindi io ho seguito questo, ho seguito la danza, vorrei ballare tantissimo con i due protagonisti. La danza, hai seguito il sudore sessuale di Patrick Swayze. E poi, no, veramente, ci sono dei per me Patrick Swayze è solo il pedofilo di donna. Per me è solo lui, cioè veramente. Poi vediamoci, quello è il mondo in cui devi vivere, quindi cioè te devi ripetere quella sequenza, poi cioè, certo, quei balli, certo, a proposito di pedofilia, certo, non sarà mai morto. Io voglio ripetere quei balli. Sono cresciuto pensando che in realtà la tizia del film avesse roba come 13-14 anni, perché mia madre mi aveva detto così. Perché non voleva farti vedere i film sporcaccioni. Può essere. No, io quindi, non so quanti anni lei avesse in realtà quando l'ha interpretato, però nel film lei dovrebbe avere tipo 17 anni. Quindi comunque è minorenne. È comunque minorenne. No, anzi, tra l'altro... E si fa queste notti con lui, incredibili. Ne ha tipo 40. Vabbè, però ci sta. Quindi ripetiamo, Marika avrebbe preferito avere questo tipo di vacanza rispetto a quello che faceva di solito con i suoi genitori. E questo è il punto. Cioè, che arrivasse tipo poi in quel mondo... Arrivasse... No. Allora, no, scusa, io in questo caso mi becco la storia d'amore, ok? Quindi sei la protagonista comunque. Certo, sono la protagonista. Pensavo Patrick Swayze. No, perché comunque il mondo è quello, potevi essere anche lui. Cioè. No, cioè, allora, non c'erano delle regole. Io vorrei scrivere, io voglio seguire la trama del film con magari qualche rottura in meno, faccio magari delle scelte un po' diverse, però ballo, me la vedo con Patrick Swayze che scusami non è una cosa da buttare poco. Via Vabbè, da certo, poco certo. Poi scusami, sono in questo questo resort sulle montagne newyorkesi, tipo Shining sì, col testo è quello, non ho scelto solo che lui ti uccide a suon di ballette, ma è nell'East Side. Sì, una cosa del genere. Non lo so. Non mi ricordo il posto preciso. L'America dell'1%, via. Va bene, dunque, Marika sceglie del mio primo film. Esatto. Come prima scelta. Avevo mandato anche la regia, non solo quella. Ma la regia. La regia ha scelto quell'immagine lì. Non è attiva questa sera. E poi vogliamo passare subito al secondo, la mia scelta. No, io andrei avanti a destra, quindi direi prego Nicolò.
Io vado con la prima scelta. Sì. Allora, io introduco... Vai, Nicolò! Vabbè, vado da solo. Mi raccomando. Poi inizia a te, se no Antonio. Tanto lo sappiamo, Shrek. No, esatto. Vai, vai. No, va bene. Vai. Il sottotesto delle mie scelte è il masochismo. Cioè, perché io mi sono trovato in difficoltà nel scegliere i film in cui vorrei vivere, perché principalmente i film che mi piacciono sono tutti film con scenari tremendi o con storie terribili. Che poi, diciamolo, sono i migliori film in generale. Film, cioè. Alla fine, sì. E come primo film io scelgo Ghost in the Shell. Boia. Attenzione. E uno dice, ma sei aspetta, pazzo? Se l'ho visto, sì. Ah, c'è? Eccolo qua. Ecco. Ah, non, so, non mi ricordavo di aver mandato questa immagine. Cioè, ho scelto una un po' meglio, però vabbè. Forse un easter egg di Alessio questo. Però uno dice, ma come sei pazzo, un film dove ti sparano addosso, devi scappare ovunque, tematiche governative preoccupanti. Però mi intriga tantissimo la tematica del postumanesimo, cioè l'idea degli impianti. Per esempio, la protagonista del film Motoko, la tematica principale è quella di saper riconoscere dove inizia la macchina e dove inizia l'essere umano, cioè è abbinata al dualismo cartesiano di anima-corpo. Ma cos'è? Ma cos'è? Qualità! Flexato. Qui il criterio adottato è Cineco fa pressione a quei bravi ragazzi adesso. Io il mio criterio è come, scusami Nicolò, scusami un attimo, ma ora che c'è Paolo davanti io direi di riproporre la sfida a fine lo SmackDown, dici? Esatto. Com'era pareggio per il punteggio? No, era semplicemente io alzavo la diretta sta per cominciare. Scusate. Io alzavo la voce, ti puntavo il dito e dicevo attenzione, non sei più solo nel giardino. È entrata una bestia nel tuo giardino. Esatto, è entrata una bestia nel tuo giardino. Non so se hai mai visto quel promo che ho fatto. Oppure fatto lo screen, tra l'altro, a un pezzo. Sì, di quella, io sì, che certo, punto il dito alla gioia. Sì, sì. E riprendendo la tematica è il fatto degli impianti, poi tutta questa roba del dire che volendo si proietta sull'immortalità, sul rinnovamento dell'essere umano, sul superamento dell'essere umano, che per me è estremamente figo. Poi vivere in quel mondo può voler dire anche essere, che ne so, uno che gestisce una bancarella che viene ucciso così dai tumulti del popolo, però o della città che magari è scassata, è povera. Però mi intrigherebbe tantissimo vivere questo dualismo macchina-uomo che in parte viviamo già. L'hai argomentato bene, io ora mi alzo e me ne vado. Dice, ha ragione lui. Non si sa chi abbia ragione. Ah, ho capito. Paolo, devi Mattia, lo saluto. Tra l'altro, cosa divertente, non mi allontanerò da te, mi sa. Ah, pazzesco. Wow, può essere. Vai, allora, lascerai la parola direttamente io. Sì. Allora, tu hai parlato di Ghost in the Shell. Ghost in the Shell ha ispirato, cioè almeno più o meno hanno tratto ispirazione da Ghost in the Shell due registe per fare un altro film che direi, famosino. Cioè, certo, poco. Stiamo parlando del film che inizia con la M. Sì, esatto, certo. È lui. Finisce con la X. Esatto. I Muppets, no. Matrix, fondamentalmente, di fine anni 90. Era una mia possibile scelta, però. Allora, come abbiamo detto prima, in realtà è un tema abbastanza complicato questo, perché c'è sempre il problema del io se vivessi in quel mondo camperei tipo 5 minuti, perché effettivamente, cazzo, mondo post-apocalittico con le macchine che comunque utilizzano gli esseri umani come batteria umana, una roba di un inquietante pazzesco, però mi ha convinto il fatto che in questo mondo qui praticamente ti puoi scaricare qualsiasi cosa nel cervello imparandolo istantaneamente, una roba che per fare gli esami mi servirebbe. Certo. Quindi ho detto, se fossi lì, effettivamente, cavolo, avere una roba del genere... Sì, però che università faresti? Sì, infatti non è... cioè, però vuoi la strada. Vabbè, ma a quel punto l'università, chi se ne frega? Sì, cioè, esatto. Sta della strada. Quindi sei un sapio sessuale? Un sapio sessuale? Sì. Ah, beh, dici... Che impara il Kama Sutra tramite gli impianti di Matrix, a livello... E niente, e quindi praticamente un pochino per questo discorso qua. Un po' anche perché... tutta l'estetica che c'è in Matrix mi affascina tantissimo. Vorresti quindi... vestirti in continuazione con certo, occhialetti. Cazzo, bellissimo. Ma io alla mia tesi ero vestito così, Cioè, sì, bottone lungo. Eri pronto per entrare nel Matrix. Certo. E poi, anche perché ho pensato, io conosco un botto di gente che, non so per quale motivo, ma
volendo ci sarebbe anche interessante indagare su questa cosa qua, vorrebbe vivere in un'apocalisse zombie. Cioè, molte persone mi dicono sempre, ah, quanto sarebbe figo vivere in un'apocalisse zombie. E effettivamente questa roba qua comunque è interessante da analizzare dal punto di vista un po' teorico. Secondo me va di pari passo sul fatto che viviamo in una società ormai sempre più razionalizzata e quasi quasi ci verrebbe voglia di vivere in un mondo più semplice che divide tutto al semplice binomio sopravvivere o morire. Mi viene in mente il meme tipo di Reel, quello "Stop acting like you know the rules, man. We're lost." Non so, lo conosco quello lì di The Walking Dead. Sicuramente la cantina del barretto conosce. Certo, conosce benissimo. Sicuro. Quella base. Tanto, vivere in un mondo più semplice come... Ne approfittiamo per salutare chi non è con noi in questo momento, cioè Camilla, grande assenza, e anche Camilla, Alessio, Elena, che hanno tante cose da fare più di noi, esatto. E quindi non sono qua. Il quindi... mio cuore è solo a metà senza Alessio in questo momento. Chissà se è tra quelle sei persone. Tra l'altro stanno aumentando gli spettatori, non sa per quale motivo. Salutiamo i nostri spettatori e li invitiamo a rispondere alla domanda in quale film vorresti vivere. È vero, assolutamente. Scrivi, Mattia, scrivi un po' il film in cui vorresti vivere. Allora, fino ad ora un riassunto, puoi scrivere, la semplicità, il cuore, la voglia di ballare in Dirty Dancing. Ancora? Poi abbiamo Ghost in the Shell. Il postumanesimo di Ghost esatto. in the Shell. E poi abbiamo il classicone che è Matrix. Chi non vorrebbe correre in continuazione, saltare, fare parkour sui palazzi, bello. Ragazzi? Bombarsi Trinity, no, questo non si dice, no. Tommaso. Certo, no, è giusto. Scusa Giulia, scusa. E poi anche per Patrick Swayze va bene, ma... Cioè, cosa ne sai che in quel mondo lì te hai la possibilità? No, di... abbiamo detto che si può scegliere. Io ovviamente hai scelto il best case scenario. Bravo. Beh, certo. Sempre. Paolo. Vado io. Tutti per il giro, vai. Poi tocca, chiudiamo in bellezza con Antonio. Sì. Dunque, la mia prima scelta, tanto c'è un commento. Ma un film Disney non sarebbe più facile? Anche. Aspetta e vedrai. Con calma. Sì, assolutamente. Con calma. Perché non sarà un film Disney, ma sarà un film che ti riporterà all'infanzia. Wow. Però devi aspettare fino alla fine, ovviamente, per la mia scelta, perché sarà la seconda, quella più carina. La prima scelta invece è noiosa, come me. Abito Motoko. E... ecco. Ed è? Ah, vabbè. Film rosso di Christoph Kieslowski. Boia, vabbè. Uno dei film più belli. Il film più bello del 1994? Sicuramente. Si può dire? Detta di Tarantino, sì. Si può dire? Hai detto Tarantino? Sì, ha detto. Ah, sì. Non si può dire che è meglio di Pulp Fiction? L'ha detto Tarantino. Okay. Lì con la finta soggettiva. Motivo, Paolo. Ok. Semplicemente... Allora, sarebbe un discorso lungo sui film in generale. Ma non abbiamo il banner giustamente perché forse gli ho detto troppo tardi e comunque appunto stiamo parlando di film rosso che è l'ultimo della trilogia film blu, film bianco, tre colori, film blu, film bianco, film rosso dedicati idealmente ai valori della bandiera francese da parte del regista polacco Kieslowski. Hanno tutti e tre dei temi che si intersecano. L'ultimo film rosso è forse uno dei più belli fin degli anni 90, però perché ci vorrei vivere in quel film? Prima questione legata ai personaggi. Diceva Roger Ebert che, lamentandosi dei film americani, che nei film americani degli anni 90 e quindi di quel periodo, i personaggi fossero incredibilmente statuari e che non avessero una vita al di là del film. Ci fosse un universo vero. È una cosa che ripete sempre anche Robert McKee nei suoi più importanti scritti. E quindi ho scelto questo film perché Kieslowski, insieme a pochi altri, secondo me, ha la capacità di creare veramente un universo in cui capisci che quel personaggio sta vivendo una vita vera. Quindi mi sono chiesto, ma io voglio vivere un film in cui poi alla fine cesso di esistere? Cioè, dopo un'ora e mezzo il personaggio non esiste più? No, io voglio vivere per sempre, voglio vivere con una persona reale, non come un personaggio. Poi il film rosso è un film di estrema empatia, no? Cioè, sì, penso alla scena finale, no? Non si spoiler, però diciamo che... E poi perché? Perché io quella vecchietta, quella cazzo di vecchietta, io la voglio aiutare. Ora, voi dovrete vedere il film, ok? Vedrete il film blu, vedete il film bianco, anche, sì. Vedete il film rosso.
ma a un certo punto arriverete a dire aiuta, aiuta con la vecchietta, e in Fiel Rosso questa cosa succede, e quindi io voglio aiutare la vecchietta, basta. Perfetto. Molto bene. Prego, ah, prima ancora, c'è un commento sì. di Nicolas. Nicolas freaking Cage. Al fine Dragon Ball, Dragon Ball Gaza. Potrei rischiare di morire ed essere riportato in vita. Tra il blasfemo e l'epicità. Paolo, sui film di Dragon Ball quanto sei preparato? Ma da 1 a 10? Aspetta. Tipo 2. 2? Sì. Ho visto uno dei miei film preferiti da piccolo, era quello con Broly. Ah, okay. Film preferito di Dragon Ball? Così, piccola parentesi. Grande classico, direi. Bardock. Bardock? Ma io gli ultimi due sono usciti proprio, quindi. Ah, vabbè, ci sta. Allora, io qualche volta ho guardato Dragon Ball e il mio personaggio preferito era Junior. Ah, bello. Come mai? Così. Ah, perché mi sembra, non so. È orgoglioso. Però è tra quelli più, in realtà è tra quelli più caratterizzati, sì, il preferito sì. di Toriyama. Ragazzi, quello di Janemba e Tapion è il più bello, secondo me. Sì. Mentre... vero papà di Gohan, ma perché stiamo parlando di Dragon Ball? No, lasciate. Antonio, prego. Vai, Antonio. Allora, diciamo che, allora, partiamo dal presupposto. Ho scelto un classicone io, ok? Sì. Dopodiché, sì. ho mandato un po' a cacciare le cose, nel senso... diciamo che ho preferito... film un po' più leggeri, perché sinceramente generalmente insomma tutti i film che guardo. No, vai, prego, sì, scusa. No, vai, scusa, Anto, scusa. Ah, ok, no, perfetto. Generalmente tutti i film che vedo se non finiscono male, quindi non ho preferito insomma scegliere magari un po' più leggeri. E diciamo il mio primo film che ho scelto è stato Harry Potter. Effettivamente, insomma, comprensibile. Chi non ha mai voluto vivere, sì. diciamo, ad Hogwarts. No, ma in generale, insomma, la saga di Harry Potter, ma che sia il primo. In generale. Che poi dopo sì, diventa sì, la saga in generale, tipo, proprio il mondo di Harry Potter. Okay? Anche la fase team drama io la eviterei, certo. il mondo lì. Però. Diciamo, allora, ero molto indeciso tra Harry Potter e Il Signore degli Anelli. Però Il Signore degli Anelli, diciamo, un po' più... diciamo c'è il Signore Oscuro, sono tutte le robe un po' più, mentre Hogwarts diciamo c'è la magia, c'è la vita insomma all'interno della scuola, senti un po' più insomma la ricerca dell'amore, dell'amicizia, del potere dell'amicizia, quindi comunque attenzione Camilla, bravo, ecco, bravo Narnia, Narnia. Altro film che ho preso in considerazione. Oh, ecco, ciao, Camilla. Ce l'ho fatta. Allora, quindi c'è anche in teoria. Ciao, Camilla. Scusate per il ritardo. No, è tranquilla. Abbiamo ritardato prima noi, quindi. Sì. Diciamo sì, al completo. Sì, è vero. Manca solo Ale. Che rappresenta. Manca Ale. Ale Elena. Nania, tanta roba. Una scelta per i film. A che punto siamo? No, niente, per il primo giro. È arrivata per concludere il primo giro. Sì, esatto. In tempo. Ok. Ripetiamo. Vai, Marca. Allora, tanto amore, tanti passi ancora? Di ancora! Ma io voglio dire, perché voi avete mattato questa scelta, ma ballare per tutto il film, ragazzi, che Dirty Dancing, la mia scelta. Poi abbiamo la scelta. Sì. Bravi, vedi. Ma immagino l'uno, non il due con Diego Luna. No, l'uno, no, il due che praticamente dovrebbe essere proprio bannato dall'universo. No, beh, dai, c'è Diego Luna nel secondo. No, però no. Fanboismo. Non ho detto niente. Poi, aspetta, Niccolò, Ghost in the Shell. Poi Tommaso, Matrix. A morì. Certo. Poi sì, Paolo, vabbè, in rosso, e Antonio stava dicendo ora Harry Potter, la saga. Io non l'ho voluto inserire perché ero sicura lo mettesse qualcun altro. Idem. Ma infatti, cioè, quindi, appunto, dicevo, ero un po' combattuto tra i classici. Cioè, ho valutato appunto Harry Potter e Il Signore degli Anelli, diciamo, tra i due. Devo scegliere insomma chi inserire, però comunque ho preso in considerazione Narnia, ho preso in considerazione qualsiasi film Marvel, perché diciamo se lo vedi dalla parte del protagonista sono figli.
ho preso in considerazione anche Star Wars, perché, insomma, il diciamo un film, uno spazio è figo, ho preso in considerazione film di spionaggio, però alla fine diciamo la scelta è ricaduta su Harry Potter, diciamo più per una questione di, diciamo, nostalgia di quando ero bambino, ecco, e quindi questo. Poi gli altri film finiscono di cacciare, gli altri film che ho scelto, però sì, vabbè, giusto. Vai Camillo. Io sono andata con tutti un po' in cacciare. Non so se state tipo proiettando delle immagini o no, allora solo... prima leggerei il commento, perché sì, poi almeno passiamo sì a Kami. Io proprierei, dice, anche Porco Rosso, Motoko Kusanagi. C'è una strada d'amore, paesaggio bellissimo e idrovolanti. E idrovolanti rendono il film ovviamente bello. Certo. Sì, c'è un po' il problema, no? Storia d'amore, passaggi bellissimi, idrovolanti e fasci. No. Però, diciamo, non lo diciamo. Questo lì è fantastico. No, vabbè, sì, no. Potrebbe essere tipo il lago di Garda, forse una cosa che l'Adriatico, non mi ricordo. Sì, è contesto di laguna anche. Sì. Posto stupendo. C'ha ragione. Poi un sacco di sole, poi c'è l'isoletta in cui lui spende il sole, è bellissimo. Sono d'accordo. Poi l'animazione ha, cioè, la particolarità del fatto che tu anche tu li trovi, cioè, animato, quindi c'è il livello in più dell'animazione. Certo, ma anche il castello errante di Howl sarebbe figo. Vabbè, certo. Scusami, Tommaso, ti posso interrogare su una cosa? Dimmi. C'è una frase del Porco Rosso, cosa dice? Puoi ripeterla? Una frase famosa. Ma tornerà, dopo questa tematica tornerà. Attenzione, tornerà. Dunque, prego, Kami, vai. Allora, sorpresa, la mia prima scelta è la saga di Twilight. Quanto sono 2009 queste... ci sono degli spunti interessanti da fare, secondo me, perché allora intanto la dose di trash è veramente elevata e secondo me sarebbe molto divertente assistere un po' a tutta la vicenda, cioè mi vedo già lanciatissima. La giacca che ha lei è veramente una roba incredibile. I pantaloni da cavallerizza, vabbè. Io mi metterei davanti al pulmino in quel film lì. Bellissimo. No, beh, poi allora un po' mi ricordo quando ero piccola, avrei voluto un sacco essere una vampira nell'universo di Twilight, perché lì hanno i superpoteri. Cioè, ogni vampiro ha anche dei superpoteri, sono più tipo delle fate che dei vampiri, una cosa un po' strana. E poi, beh, per tutto, cioè soprattutto per il triangolo, assistere appunto al triangolo fra Jacob e Edward, che poi nell'ultimo libro si trasforma in questa cosa cringissima in cui si innamora, cioè Edward e Bella si sposano e Jacob si innamora all'imprinting della figlia neonata di Bella. Wow. Cioè, che secondo me, nel senso, già così guardando il film... Comunque, ragazzi, scusate, noi ridiamo, ma come Twilight ha segnato una generazione, è un cult di quegli anni. Vabbè, Twilight è un cult, è un cult perché comunque ha una regia, una sceneggiatura super riconoscibile, con quell'effetto tipo filtro Instagram proprio di quegli anni, e nonostante insomma siano appunto molto camp, ha delle colonne sonore bellissime, cioè se tu prendi il film e la colonna sonora, cioè due universi. E il bimbo e CGI invece come la mettiamo? Mamma mia. Beh, CGI, loro che tipo vanno parallelamente volando verso gli alberi. Stupendo film. Quelle sono scene incredibili. Vabbè, cioè, poi parliamo del 2009, nel senso... C'è solo di... Avatar c'era in quegli anni, infatti. E dico, se c'è 14 anni prima, però non c'erano in Ghost in the Shell, non c'erano i vampiri e i licantropi. Attenzione, abbonamento incredibile, abbonamento. Ringraziamo già qui Twitch, mio coinquilino. Ringrazio Daniele, mio padre, il nostro padre, grande Dani. Un abbraccio. Attenzione. E ricordiamo Twilight, no, però sì, Twilight sì. Vabbè, si parla sempre di viverci in quel mondo più che altro. Quindi ricordiamo a quelli che sono in chat, però praticamente
cioè vedo dalla chat, sono quasi tutti i miei amici a caso, che se avete un account Amazon e potete collegare il Prime a Twitch, avete un abbonamento gratuito a un qualsiasi canale, spendetelo su Radio Eco. Cioè, allora, ora prima di passare al commento, poi rifacciamo il primo giro, domanda secca a tutti. Vorreste essere licantropi o lupi mannari? No, è la stessa cosa. Licantropi ci sono anche i lupi mannari in quell'universo, tra l'altro. Sì. Proprio... Sì, perché in realtà spiegano che i licantropi e i lupi mannari. Sì, sì, sì. Lo sapevo. No, perché loro, infatti, c'è tutta la tribù. Tutta la tribù dei Koliut sono tipo dei mutaforma, cioè sono in questo caso sono diventati dei lupi, ma sarebbero potuti essere un qualsiasi altro animale. Invece i licantropi sono quelli, lupi mannari sono quelli con la luna piena, si formano per forza. Loro non sono licantropi, sono mutaforma. Comunque vampiro, credo. Tanto di vampiro, giustamente. No, vedete la carnagione. No, i vampiri, cioè nel senso, i licantropi si trasformano in animali. Cioè, ragazzi, non scherziamo. Però i vampiri hanno pure superpoteri, cioè nell'universo di Twilight. Per forza, vampiri. Per uccidere la gente. L'unico veramente malvagio è Antonio. Dice lupo, ma dice vampiro. Ma infatti in quel ora anche l'atmosfera della sua camera è cambiata. Sì. Super cattivo, immagino. Non diresti che la fotografia malvagio, in questo caso, cioè, è riconoscibile. Ma Antonio, infatti, mandarci me, è passato. Sto bevendo sangue con arancia. Palese bianca, direi che azzeccato. L'analisi è stata fatta. Ci dicono, io direi Shrek, film perfetto. Piano piano ci arriviamo, piano piano ci arriviamo. Adesso stiamo parlando del capolavoro di Twilight. Non affrettiamo. Ma passiamo oltre, ma esatto. Dunque, rifarei il giro, quindi prego Marika. Allora, io per la seconda scelta, abbandonando una vita in cui potrei esprimere tutta me stessa cantando e ballando, ho detto, allora, io sono reduce dalla visione di Better Call Saul, poi sono una fan sfigatata di Breaking Bad, ho il cofanetto, la tazza, ho tante cose nel cuore, e ho pensato, no, vivere in quell'universo no, ma perché non vivere all'interno del documentario che racconta la realizzazione dell'ultima stagione di Breaking Bad, che è... Ah, pensavo il documentario che stava girando Saul Goodman. Ah, dici, vivere nei suoi spot pubblicitari. No, ah, no, esatto. No, però mi sembrava una scelta molto vantaggiosa, perché comunque è un documentario, si parla di vita reale, vorrei... E niente, io vorrei essere lì, vorrei veramente far parte della crew che ha prodotto questo capolavoro. Quindi vorrei vivere all'interno del documentario del making of dell'ultima stagione di Breaking Bad. Quindi praticamente utilizzato come un teletrasporto per conoscere loro. Esatto, sì. Cioè per fare parte di quel mondo, per stare dietro le quinte, e tra l'altro è molto bello il documentario, ve lo consiglio. E nulla, quindi io sono rimasta con i piedi per terra, non mi sono spinta tanto in là, semplicemente ho utilizzato i film per esaudire dei miei desideri e nulla, quindi questa è una banale motivazione, le mie argomentazioni seguono il flusso del piacere, cioè, Paolo, bisogna... il desiderio semplicemente, bisogna questo. Che tu ti regali tipo un saluto su Cameo da parte di Hank Schrader, tanto li fa tipo 150 miliardi da quello che ho visto. Sì, ne fa tantissimi, appena faccio la stagione ristorante gli puoi far dire qualsiasi però cosa. devi pagare non so quanto devi pagare con lui, però non credo sia uno dei più alti. Non credo sia uno dei più alti. No, non vorrei essere stato. Voglio proprio stare lì, dietro le quinte. Dunque, chi era poi a chi toccava? Ovviamente toccava a me. Vai, sì. Nico, vai. Allora, io qua ho scelto un film un po' strano da selezionare in questa situazione, però spiegherò, che è A Bug's Life. Ah, bellissimo. Allora, la prima motivazione è una motivazione un po' più infantile, diciamo che... Cioè, ad esempio, quando sei piccolo, vai ai giardini, no? Vedi formicai, queste robe qui, e ti immagini che cosa può essere vivere essendo un insetto, no? Le dimensioni ridotte, tutto che è più grande. E questo film era proprio perfetto per quel tipo di immaginario. E poi, diciamo, c'è una tematica più matura che riprende lo spoiler che facevo prima, cioè l'idea, no, del fatto che Radio Eco è un canale proletario, no? È un canale contro il capitale.
c'è una lettura marxista, come Mostens and Co. C'è una lettura marxista di questo film, cioè legata al personaggio di Frick che... Scusami Nicola, ma per caso stai schierando politicamente? No, no. Grande economista, ricordiamo, non stiamo parlando assolutamente di... No, meglio porco che fasci. Vabbè, dai, non si possono dire su Instagram queste cose. No, su no, no. Scusate, no, su Twitch, non si, può, si può dire? Sì che si può dire, sì. Se no, struttura radio eco. No, 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 no. Ma perché meglio porco che fascina, intendo Marta fascina. Ah, sì, certo. Fascina, meglio porco rosso. Certo. Una fascina. Comunque nel film le cavallette capitanate da Hopper rappresentano un po' la borghesia, no? Che va contro la razza proletaria delle formiche che sono forzate a lavorare il quadruplo rispetto a loro, loro arrivano e ne prendono i frutti. In mezzo a questo mondo c'è il protagonista del film che tramite le sue invenzioni stramboidi, cioè viene all'inizio del film considerato un pazzo, nessuno dovrebbe credere a lui, e poi tramite la sua pazzia e tramite l'aver incontrato tutta una serie di insetti stranissimi che tra l'altro vanno a citare i sette samurai di Kurosawa, ribalta la situazione e migliora la condizione di vita delle formiche, e quindi il tavolo si ribalta, le cavallette del cazzo hanno la peggio, e quindi il sogno proletario della riconquista, no? Di mezzi di produzione, wow. Cioè, eccetera. Essere parte di questo mondo, però nel contesto degli insetti, poi anche un mondo colorato, curato dall'Asseter. No, ma poi è interessante vedere le cose, cioè, comunque da una prospettiva diversa. Sì, sì. Sì. Sì, poi arriva un uccello e ti distrugge come una scena del film, però mi sembrava interessante da citare. Molto, molto, molto bello. Tommaso, è il tuo turno. Mio? Sì, se non sbaglio, sì. Era ok. Sì, era questo. Ma, allora, come seconda possibilità, in realtà ho dato vita a un sogno che abbiamo avuto più o meno tutti, penso, perché prima abbiamo parlato della Disney, comunque dei film della Disney, chi non vorrebbe vivere in un film della Disney. Io ricordo che da piccoli avevamo un po' tutti la fantasia del sapere come sarebbero stati i personaggi della Disney in un live action. E questo perché più o meno ci avvicinava alla realtà con questi film e quindi al nostro desiderio appunto di poterci vivere. E nella mia infanzia non ci sono stati tanto i film Disney, quanto più un certo brand videoludico di cui hanno fatto tra l'altro l'adattamento da poco, ovvero Pokémon Detective Pikachu. Allora, non è un capolavoro, non è un film che rimarrà sicuramente nella storia del cinema, però ci sono i Pokémon, cazzo, cioè chi non vorrebbe vivere in un mondo in cui lanci le sfere Poké, in cui te ne vai di casa a 10 anni a combattere la Lega Pokémon, cioè, fantastico. Ora poi invece abbiamo questo non è un... non è neanche... solo i Poké. Esatto. Hanno rovinato la società occidentale. Sono buoni. Oppure in un mondo che va a 10 fps come gli ultimi giochi. Tommaso, ma per caso stai incitando lo schiavismo degli animali? Sì, vabbè, via. Sono fuori luogo, spoiler. No, vabbè, ma alla fine i Pokémon in realtà vogliono per loro stessa natura confrontarsi con gli altri, quindi non è neanche proprio sfruttamento, cioè non è violenza contro di loro, quindi insomma... Oh, è un mondo come quando Harry Potter dicono che gli elfi domestici vogliono essere cioè vabbè, si chiamano allenatori proprio per questo, sennò comunque è sempre la vittima, è sempre colpa sempre della vittima, il proletario che subisce rispetto al padrone, sempre schiava, cioè sui cuori bellissimo, certo. No, ci hanno fatto un gioco tra l'altro su questa tematica, sì, bianco e nero, che più o meno. E quindi niente, semplicemente volevo dare vita a un sogno che ho da bambino, poter vivere in questo mondo. Va benissimo, ma quindi non ci stiamo giudicando, tutte le scelte vanno bene. Certo. Non è una cosa di cui vergognarsi. Bene. Ok, Andrei, allora, tocca a me con l'ultimo. Non ti ricordi? Perché noi di QBR... abbiamo lavorato così tanto che abbiamo portato 2 film invece di 3. Mentre tiro giù 3 film. Complimenti. No, facciamo il turno doppio, non lo so. Noi. No, no. E il secondo film che io in cui vorrei vivere è questo capolavoro. Ah, beh. Bellissimo. Ah, sì, wow, grande. Dici capolavoro? C'è anche un intreccio di... Paolo, sono il primo, spero.
relazione in Italia. Il secondo, il secondo è problematico come mondo in cui vivere. C'è un po' come non esiste. Il secondo non l'ho visto. Ma l'ho scelto non esiste il secondo, Paolo, è solo il primo esiste. Rimuoviamo questa allucinazione collettiva. Ma senti, ma dove vivresti nel mondo di Space Jam? A casa di Michael Jordan? Ma io vorrei vivere, cioè il punto è che voi avete citato cartoni perché vi ricordavano l'infanzia. Lola Bunny. In tutti quei film voi siete comunque all'interno dei film, siete dei cartoni, non siete nella vita reale. Quindi c'è Space Jam, è nella vita reale, e nella vita reale si scopre che i cartoni che noi vediamo in TV esistono veramente. Cioè è questo quello che mi ha detto. Cioè voi non volete vivere insieme ai cartoni, insieme ai cartoni animati? Sì, ma quindi sì, quindi insieme appassionatamente. Io dico ma più che altro che... perché Space Jam e non chi ha incastrato Roger Rabbit. Perché in Space Jam c'è Michael Jordan. Ah, ok. E Robbie Williams che fa se stesso. Cioè, il brivido della partita finale. E in più Bill Murray anche. Sì, scusami. Non mi ricordavo Robbie Williams. Tra l'altro è un film incredibile perché ripercorre quegli anni in cui Michael, cioè, ci spiega perché Michael Jordan dove è stato negli anni che ha lasciato l'NBA. Non so se sa. Tra l'altro, non so se sapete perché Michael Jordan. Sapete cos'è? Cosa è successo al padre di Michael Jordan? Ma è stato tristissimo. Dico sa tutto di tutto. Però. Io non lo so, lo voglio sapere. No, praticamente nel 93 il padre di Michael Jordan muore a causa dopo il funerale di un suo amico. Esatto, il funerale di un amico del padre, esatto, di Jordan. Lui si ferma tipo, con la macchina in autostrada per evitare il colpo di sonno. E due delinquenti lo trovano mentre dorme e lo uccidono per rubargli la macchina. Esatto. Che la macchina comunque è costosa. Secondo le perizie, probabilmente gli sparano per sbaglio. Però lui muore e quindi Jordan perde il padre. E siccome perde il padre si ritira dall'NBA, e poi ci sono anche altre ragioni per cui è andato via, però ci vorrebbe una live. Siamo sentimentali. Sì, sì. E si dedica al baseball, si dice anche perché il padre era appassionato di baseball. Esatto, lo sport che gli aveva insegnato. Esatto. Non ha gli stessi risultati. Il rapporto padre figlio nel film. Certo, non esiste. E poi perché la partita finale è incredibile. Sì, è vero. Io da bambino della partita finale ricordo solo una cosa. Lola Bunny. Vabbè, attenzione. E ritorniamo. Tommaso. Attenzione. No. Scherzo. Comunque Tommaso. Mi calcano alcune delle stelle NBA. Prendono proprio le proprie caratteristiche. Tipo c'è Maxi Box che è quello più piccolo, dei giocatori più piccoli che abbia mai giocato nella NBA. Lega. Sì. E poi non vorresti vivere un film in cui alla fine il protagonista scende da una navicella spaziale e in sottofondo c'è Believe I Can Fly. Ragazzi, prego, vai Anto. Tocca a te. Allora, il secondo film. Qua parliamo di una. Allora, il trash è nato con sto film. Il trash americano, posso dire che è nato con sto film. Tutto un filone di. Ha creato un genere, ecco. Ero indeciso se inserire questo film o Una notte da leone, ma alla fine, proprio anche in questo caso un fatto affettivo, ho scelto la saga di American Pie. Ma stavo pensando una pallottola spuntata, però dici no, perché? Quello che io sono l'argomentazione. Anche un bel... ma solo l'uno, due, il tre, l'otto, però quelli canonici, non tutti gli altri, perché gli altri sono monnezze. Semplicemente perché allora perché in primis perché vorrei vivere in American Pie. Allora, in American Pie vorrei vivere proprio per diciamo, si respira quell'aria in primis di del gruppo di amici, insomma, che in quale crescono insieme tutto per un percorso, e questo è diciamo il lato bello del film, perché si arriva poi all'ultimo film di American Pie con vabbè, non è spoiler, sono usciti la reunion si arriva insomma all'ultimo film con il matrimonio del protagonista, quindi diciamo c'è tutta una serie di time che crescita insomma all'interno del gruppo.
Altro perché poi, insomma, nel senso, là proprio viene portata all'ennesima potenza ciò che è la società americana adolescenziale, ok? Cioè, quindi tutti gli stereotipi, tutti, diciamo, la cartolina di stereotipi che ci sono, vengono portati per 10. Sì. Quindi, diciamo, vengono trattati anche temi, insomma, riguardo appunto la sessualità adolescenziale e tutto. E quindi, insomma, per questo è un film cacciarone, ecco. Insomma, mi divertirei a starci dentro, ecco. Non dentro la torta, dentro il film. Film preferito della saga, domanda? Film preferito della saga, il primo. Il primo, direi. Avevi detto il primo. L'uno e l'otto. Il primo e l'ultimo. Capito. Ah, con sì, la mamma di Steve. Sì, anch'io sono l'uno e basta. E neanche me lo ricordo. No, il due è quello dove vanno sulla spiaggia, c'è tutta la testa dello Springback, che è un po' più caccia. Sì, anche più del primo. Quando è che bevono la pipì? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo neanche io. Tanto, ce n'è uno che beve la pipì o è falsa questa leggenda? Come non sento bene, Paolo, come? Ce n'è uno in cui, c'è un film in cui, di American Pie, in cui bevono la pipì? Non la pipì, ma un altro liquido, che non siamo qua di... un altro liquido. Va bene, ok. Mi pare che fosse il primo. Forse è il primo. Per quello che non ricordo. Ma non è pipì, ecco. Insomma, la crema... Ma non diciamo cos'è. La crema tatuatore. Non diciamo cos'è. Gli albumi montati. Bravo. Possiamo andare avanti. Potremmo continuare all'infinito. Andiamo avanti, Camilla. La tua spumpa, lo sperma. Dai, andiamo avanti. Allora, guardate, io metto le mani avanti perché lo so che i toscani hanno devastato questo paese. Però... Aia. Però il mio secondo film in cui sarebbe divertentissimo vivere è Il Ciclone con Piraccioni. Vedi, anche lei vuole ballare. Anche io voglio ballare. Infatti, cioè, secondo me, Marika, condividiamo questo sogno un po' impossibile, perché non so tu, ma io sono totalmente incapace. Però niente, questo film è divertentissimo, c'è il protagonista Levante che fa il ragioniere svogliato e vive in questo casolare nella campagna toscana in cui totalmente a caso arriva questo gruppo di ballerine di flamenco spagnole a cui si rompe il pullman e l'albergo dove dovevamo andare cancella la prenotazione e quindi insomma... Questo casolare toscano dove vive Levante col padre e i fratelli viene invaso da questo gruppo di ballerine di flamenco. Sì, un'ambientazione di edificio, no? Edificio sperso in campagna, in montagna, New York, scusami. Dove si balla? Dove si balla? Sì, cioè questo ritiro... Poi c'è Gino. Questo ritiro fuori lontano dalla città. Bravissima, il ritiro lontano dalla città, no? Il ritiro lontano dalla città, la pace della natura, il suono della musica, la danza, il ballo, il caos. Un po' di amore. Che ti capita, mamma capito? Un po' di amore, sì. E Piraccioni, mamma mia, bello. Sì, no, allora no. Camilla, questo film è l'eccezione alla cia schierata dei toscani, cioè in questo film va bene, lo accettiamo. Accettiamo Piraccioni come Levante, almeno io lo accetto perché mi diverto sempre tantissimo quando lo vedo e poi ci sono delle scene epiche, non so se voi l'avete visto, tipo sul finale quando sono a cena e la ex di Levante comincia a dare di matto e si mette a ballare sul tavolo in competizione con le ballerine di flamenco, cioè il... apice del trash, bellissimo. Ma poi c'è Massimo Ceccherini, quindi come si fa a dire che è un brutto film se c'è lui? Quindi... Infatti, il Garrone è un bel film? Secondo me sì, a parte gli scherzi sì. Non sono d'accordo, Tommaso. È bello, dai. Vabbè. Sono d'accordo, sì. Il mondo andava bene anche senza quel film? Forse sì. No.
No, no, io mi ricordo precisamente la prima volta che ho visto questo film, che era un giorno tristissimo per me, e la mia vita si è ribaltata. Il mondo non andava bene senza questo film. Il fritto era veramente buonissimo. Quindi lo associo con l'odore lì. Ma cioè, il ciclone. Oh, bello questa associazione. Va bene. Dunque, ricominciamo il giro, ma senza il senza di voi. Perché esatto. Quindi prima sono io. Nico, vai. Okay. Allora, questa è la, diciamo, la decisione di cui vado un po' più fiero. E è uno dei miei film preferiti, che si chiama Waking Life, ed è un film di Richard Linklater, un regista di Austin, San Antonio, sì, Austin, Texas. Non trovo l'immagine, Nico. Vabbè, comunque non importa, se non la trovi non importa. E la caratteristica di questo film è che è girato in... È un capolavoro. È un capolavoro, innanzitutto. È girato in rotoscopio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è girato prima in live action... e poi gli animatori lo hanno animato con una tecnica tutta con uno stile tutto particolare, frame per frame, quindi già per questo è pazzesco. Però insomma non è l'unico film a essere in rotoscopio, tra l'altro non è l'unico film del regista a essere anche in... l'ultimo? No, sì. A Scanner Darkly, io so per no, certo forse... Darkly, no, no, ah, forse no, 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 quello però no, non dovrebbe essere no, rotoscopio. Quello no, quello sì, no. Ma non sì? È... sì. Forse sì, va bene, controlliamo. Comunque, perché ho scelto questo film? Perché proprio mi piacerebbe vivere in quel mondo lì. In che senso? Il protagonista di questo film, che probabilmente rappresenta una versione giovanile di Linklater, che oltretutto fa un cameo all'interno del film all'inizio, nella scena iniziale dove traghetta il protagonista, che è questo ragazzo che scende dall'aeroporto e viene portato in una macchina che sembra una barca, verso un viaggio che è un viaggio onirico, è un viaggio all'interno di un mondo dei sogni, dove il protagonista incontra tutta una serie di personaggi strani da descrivere, dei registi, degli scienziati, dei... sì, anche questo film. Allora, vedi, no, non me lo ricordavo. Anche Apollo 10 e mezzo, l'ultimo film di Linklater. Tra l'altro è una tecnica bellissima. E stavo dicendo, incontra dei personaggi, diciamo, di mondi culturali diversi, più anche dei personaggi legati alla rabbia, alla sociopatia, ed è un film tutto basato sui dialoghi. È difficile rendere giustizia a un film come questo, perché anzi c'è chi consiglia di vederlo a spezzoni, li trovate molti anche su YouTube, e ogni spezzone rappresenta una riflessione su un tema diverso. Tipo, per esempio, c'è una riflessione su la distanza tra l'uomo medio e i grandi pensatori della storia dell'uomo rispetto invece a diciamo la mentalità animale, ed è un discorso legato alla pigrizia. Poi c'è un discorso legato proprio al significato della vita, cioè è difficile limitare questo film all'idea di dire il sogno, quando è che finisce il sogno nella vita vera, quando è che inizia la vita vera rispetto al sogno. È più una riflessione proprio sul significato della vita vissuta in prima persona, quindi essere parte di questo mondo vorrebbe dire confrontarsi con questa domanda, che poi è la domanda a cui è impossibile arrivare a una risposta, era però la domanda più affascinante di tutte. E Linklater, tra l'altro, in parte dalla sua posizione all'interno del film sul significato della vita, la si può evincere, diciamo, dalla simmetria dell'inquadratura iniziale e dell'inquadratura finale del film. Ed è un film stupendo, meraviglioso, sia per estetica appunto che per tematiche trattate, e ve lo consiglio tantissimo. Quindi, ti piacerebbe viverci per avere l'assenso del significato della vita, praticamente? No, proprio per essere insieme al protagonista in questo viaggio magari ricevere risposte diverse dai personaggi legate al mio mondo dei sogni rispetto invece a quello del protagonista. Miglior film di Linklater? Io ti dico questo. Io non ho visto niente di Linklater. Allora. Sì. Anche Slacker, Slacker è bellissimo. Non l'ho visto, non l'ho visti tutti, però... Slacker è un intero piano sequenza a Austin. E è il primo, se non sbaglio è il primo, e tra l'altro lui è proprio un esempio di cinema indipendente americano, è un grandissimo, l'intrete.
E... tra l'altro ha fatto anche School of Rock, che invece è un film un... ah cazzo, quello l'ho visto, sì, sì, l'ho visto un po' meno impegnato, non so, miglior però divertente, molto carino, però sì. Carino, sì, meno impegnato di questi, però sì, 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 certo, la trilogia. Bene, ecco, quindi tocca a me. Il film che propongo adesso è un film molto triste, ambientato in una Napoli del XVIII secolo in cui la densità popolare a livelli talmente alti da creare un proprio bisogno, comunque una crisi alimentare in generale, in cui la disparità tra le classi sociali basse e alte è arrivata a livelli talmente astrusi da ridurre alcuni personaggi addirittura a nutrirsi di cibo che proprio trovano in giro in mezzo alla spazzatura, insetti, erba, una roba allucinante. E il film che sto di cui sto parlando è Totò Sapore, la magica storia della pizza. Il film è... io non ho idea di cosa sia. Però c'è la pizza. Tommaso, sei un cultore, Tommaso. Come è nata la pizza? A me viene in mente a cattoni, cioè, non lo so. Ora per colpa tua ho un sacco fame. Anche esatto, pensavo alle 8:15. E... cioè, in questo caso sono d'accordo. È la storia che ci svela come sì, come è nata la magica pizza. La leggenda della come è nata la pizza, ecco. Allora vorremmo vivere. Vabbè, certo. Ma è uno di quei film che davano con i merendini, no, te lo domando, perché l'estetica mi sembra. No, la casa di produzione, vabbè, è italiana, è la Lanterna. Conad. La Lanterna. No, in realtà la davano con la Kinder. Ah, l'altra, quello del come si chiama? Della gabbia nel gatto. Bravo. Ah, quindi, non è no, l'animazione in realtà è ci sta, è figa. No. Anche in un certo senso è secondo me anche tra i migliori film d'animazione italiani, assieme a L'invasione degli orsi in Sicilia, comunque fa parte di quel vabbè, comunque stavo dicendo, insomma. La pizza. Esatto. In realtà in questo caso sono abbastanza d'accordo con Marika per quanto riguarda la mia scelta, perché nonostante tutto questo ambiente comunque abbastanza quasi neorealistico, nonostante l'epoca in cui è ambientato, si risolve tutto a suon di canzoni e divertimento. Ma è un film, sì, assolutamente. Cioè, quale parametro migliore? È un film allucinante, questo, perché veramente sembra che non ci sia un mezza pausa tra una battuta e l'altra dei protagonisti. È completamente psichedelico, folle. Sì, 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 una roba veramente, ne esci straallucinato alla fine. In più si sfiora quasi un conflitto con la Francia, tra Napoli e la Francia, che viene risolto proprio... Napoli e la Francia. Esatto, con l'invenzione della pizza, un conflitto che viene risolto grazie alla pizza. Io vorrei assaggiare quella pizza, quindi, fondamentalmente, ecco perché vorrei vivere in quel mondo, per assaggiare quella pizza, cioè cazzo. La pizza che risolve capolavoro allucinante. La pizza che ha calmato i francesi. Bravo. Sì. E poi ci sono delle canzoni stupende in realtà in quel film. Tra l'altro la colonna sonora è curata in parte da Bennato, quindi... in realtà è bellino, ve lo consiglio. Seconda stella destra. Esatto. E via. E quindi... prego, Antonio. A te la parola. Allora, quindi... in quale film vorrebbero vivere? Esatto. Il mio film, che non è un film, in realtà è una serie TV, quindi ho barato, è appunto che ho scelto in questo caso. Qua proprio siamo... cioè era impossibile non scegliere, come Marika, nel senso, ha detto non vivrei dentro Breaking Bad o Better Call Saul, ma vivrei dentro How I Met Your Mother. Guarda lì così contenti a bere una birra all'Orzo Bruno. Sì, esatto. Eccoli là. How I Met Your Mother, diciamo che mi ha accompagnato praticamente per tutta l'adolescenza. Cioè, io tuttora, quando capita, insomma, mi guardo qualche puntata, diciamo che l'ho prima visto su Italia 1 ai tempi, quando veniva messo in onda, però non ho mai finito, in realtà, perché su Italia 1, diciamo, quando iniziavano le serie un po' più lunghe, non venivano mai concluse, non so perché Italia 1 avesse la Mediaset, non Italia 1, perché la Mediaset avesse questo problema. E quindi poi, vabbè... l'ho visto un po' più grandicello, poi in streaming, e niente, qua che c'è da dire? Un po' mi sono sempre un po' rivisto in Ted Mosby, io come personaggio, come caratteristiche, insomma, di personalità, e quindi insomma anche un po' c'è questa specie di legame, un po' in questo caso anche un legame affettivo, ecco, io sono un
ho scelto tutti i legami affettivi, insomma, questi film, insomma, una mia vecchia ex mi cassò proprio per questo motivo qua, mi disse somigli troppo no, a te. No, no, ma complimento, non ci va niente. No, non in che senso? In che senso somigliavi troppo a Ted, secondo lei? Che ti voleva un po' più malizioso? Può essere, può essere. Boh, chi lo sa, chi lo sa. Boh. Mondato. E quindi per questo, diciamo, la madre, insomma, che c'è tra i protagonisti. Personaggi che hanno rovinato la mia vita sentimentale. Fino alla di Alessio, tra l'altro. No, bravo, bravo. C'è Patrick Swayze, capito? Hai ragione, hai ragione. E quindi, diciamo, appunto, diciamo, tutto il rapporto che c'è tra i protagonisti, tutta la storia, insomma, che insomma, persegue, insomma, per tutti gli anni, con 9 stagioni, quindi anche all'interno della serie. Ah, no, 4. Come, Marica? No, 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 niente, vedevo... Perché ne manca uno, te ne manca uno, il più importante. Esatto, quella è la menzione d'onore. Bonus track, quella lì. Attenzione, la bonus sì. track? Vabbè, sì. quale vuoi sia. Ah, ok, ok. Giustamente. E quindi, insomma, per questo, insomma, la mia scelta è che di Non Meteor Madre, insomma, vivere, insomma, quel rapporto lì, quella vita, insomma, quotidiana, insomma, con l'interno della serie, insomma, sarebbe, secondo me, tanta roba. In più, menzione d'onore, ultimo film, menzione d'onore, non può mancare, per il meme, Monster Inc. No, non è vero, Shrek, insomma, vabbè. Shrek, io insomma, dicevo, non poteva mancare. Della live, cioè, che personaggio saresti in Shrek? Io ho detto il lupo di Cappuccetto Rosso, secondo me... Ma sempre per questa roba che è caotico malvagio? Eh sì, boh, ce l'ho che... O comunque, oppure uno dei villi... Il drago. Di... Ma... Io sono l'omino di Marzano. Voi che personaggio villi? Ciuchino, assolutamente. Forse un po' no, è la mia esatto. scelta. E quindi, niente, vabbè, Shrek, insomma... E Shrek non c'è tanto da dire, nel senso... Ha evoluzionato il mondo dell'animazione, ha portato, diciamo, la parodia delle favole, quindi insomma non sto a ridire sempre le stesse cose perché vivrei, insomma, in Shrek, e quindi niente, insomma, questi sono i miei film. Un mondo in cui la scritta Hollywood è sostituita da Far Far Away, cioè, esatto, perché stiamo parlando cui... proprio livelli sì, lui si sperti a per descriverlo. Beh, Camilla? Infatti, sono io in chiusura. Comunque ci sono un po' di filoni comuni, perché appunto la danza, e io ritorno adesso col cibo, perché il terzo film in cui vorrei vivere... Ah, fammi... vero, vero. È Ratatouille. Remy. Perché... Sì. No? Avevo sentito qualcuno che diceva qualcosa, scusate. No, forse Antonio. Oh, no. Vai. No, ti ho detto Remy, ho detto. Ah, sì, Remy, sì, perché da quando ho visto il film ho sempre sognato, non lo so, di trovare... Mi era venuta questa mezza fissa di diventare chef, non so perché, questa idea assurda, incomprensibile, però no, sarebbe stato figo... fare la chef sotto la guida di un topolino che ti rendeva, non lo so, bravissimo, famosissimo a cucinare. E poi mi piace troppo in realtà il personaggio di Linguini, questo ragazzo super imbranato che, come appena conoscere mie, diciamo, le loro strade di vita si incrociano, cresce davvero come persona e inizia ad avere per la prima volta davvero una vita. E poi anche sulla base della scena finale, quando c'è il critico, quello gastronomico, che alla fine continua ad andare a mangiare nel nuovo ristorantino piccolino aperto da Linguini per Remy e gli altri topi, mi piacerebbe un sacco mangiare un piatto cucinato da Remy.
e quindi sì, questa e vivere a Parigi, quindi no, nei casi in cui sarebbe figo vivere nel film, ma se il film fosse nella realtà un po' meno, no, esatto, cioè, diciamo che nella realtà penso che sarebbe da Nas, esatto, il ristorante, sì, ecco. Sì, infatti poi vanno nel ristorante quello iniziale, vabbè sì, ecco, però che sento poi nel finale sono tutti gli amici di Remy che cucinano insieme, aiutano in cucina, sì, esatto. No, io voglio vivere nel film, non una, nella versione, diciamo, sì, nel parallelo del film nella vita reale, la versione realista, no. Dai, Marco. La prossima puntata sarà quale film sarebbe figo se fossero qui. Ribaltare, certo, no? La versione realista del film fantasioso, dura, sì, tosta. Poi sembra un po' un remake di Lavatuio, il film di dentro Everything Everywhere All At Once. Cioè, sì. Sembra. Sì. Oh, secondo me hanno guardato. No, vabbè, sì, ha preso ispirazione. È una chiara citazione. È una chiara citazione quella. Penso anch'io, sì. Allora, chiediamo sì, sì, alla chat i gagliardi che sono rimasti tra quelli che hanno sentito il film che eleggono a film più vivibile. Interessante, più vivibile. Sì, diciamo un sondaggio. Considerando comunque, beh, tutti i parametri che sono emersi dalle nostre menti brillantissime, forse i ragionamenti più, ma più alti sono quelli di Nicolò. Fatta, insomma. No, direi di sì. Le proiezioni più sagge. Sì, però i miei film sono tremendamente non vivibili, cioè tipo in uno ti ammazza. Sì, c'è un coefficiente, sì. Di mortalità, no, altissima. Sì, è vero, di mortalità molto alto. Ah, io direi, comunque, allora, Dirty Dancing, nessuno ti fa del male, tutto sommato. Sì, beh, quello è vero. Dipende se poi denuncia Patrick Swayze. Sì, sì, esatto, dipende, esatto. Cioè, dipende se c'è, diciamo, vabbè, no. Diciamo, beh, sì, sì. Dunque, abbiamo iniziato questa live con un quarto d'ora, ma con mezz'ora di ritardo. Ho visto adesso la tazza dei Looney Tunes, c'hai, Paolo? In realtà sarebbe di Marica, però... Ah. No, però vabbè. Cioè, collegamento diretto, allora, la tua scelta. Certo. Oddio, io non ci avevo pensato! Nulla è coincidenze, pazzesche. Cuore. L'universo che si allinea. Io mi volevo guardare quello di Joe Dante, Looney Tunes Back in Action. Non l'ho mai visto. Quello anch'io no. E ora invece mi è venuto in mente, prima che Antonio parlava di How I Met Your Mother, ora c'è il... How I Met Your Father. Ci dà una stagione, ma qualcuno non l'ha vista, non la per sapevo caso. Questa cosa. No. Naturalmente, naturalmente, insomma. Male. Allora, ti dirò, vabbè, ho visto solo la prima stagione perché è su Disney Plus. Ora stanno, è uscita in America la seconda stagione. E ti dirò, una piacevole scoperta. Non me l'aspetto, non avrei dato 2 centesimi. Invece. Io non leggo niente. Allora, io... Ah, nella chat abbiamo un po' di... Sì. Di fermento. Io vorrei vivere nel film After Sun. So che è la Boia. Cosa più no. triste del mondo. No, no, ma chi è no, questo 001? No, Tom. Ma ti vuoi male, Tom? Forse. Beh, sì, una lì ci sta. Vabbè, però... Tommaso, non è tua sorella, o sbaglio? Vivere nel ricordo vorresti, insomma. Io la provo. Cioè, secondo me è un film che, per quanto malinconico, però ti fa venire. Sono la sorella di Tommaso, infatti mi ricordavo bene. Poi muori, muori. Vabbè, Carlo, scusa se non l'ho capito, ma da qua non leggo niente, perché vabbè, sono cieco, però vabbè. Tommaso, sei d'accordo con questa scelta di tua sorella? Come? Sei d'accordo con la scelta di tua sorella? Ma... insomma, vabbè, sì, diciamo, nostalgia dell'infanzia, di quel da quel momento, punto di vista, sì, ha senso. Beh, se penso al finale, invece, porca troia, no. Però... No. Però è anche vero che se uno... Cioè, sotto quale veste uno... Perché comunque il film è già oscuro, celatamente, anche già all'inizio, perché ci sono tutte le scene in cui il padre comunque lascia intendere che ci sia qualcosa di più e di brutto, oltre alla spensieratezza di quei momenti. Quindi sarebbe... vivere nell'infanzia che tuttavia è un'illusione sotto certi aspetti. Però magari anche, che ne so, tanti ricordi della tua infanzia, se tu li vedessi con l'occhio... Volevo dirlo ora, comunque non adulto. Sono... Cioè, sono costruzioni per farti stare bene. No, perché tu sei diverso, te. Cioè, è diverso il modo in cui vedi il mondo e quindi sono diversi. E in più, in qualche modo, è tutto comunque strana l'infanzia. Quindi anche alcuni momenti del film che sono poco chiari
ha un senso, quindi hanno un senso percepiti con lei, certo, che è così vero, piccola, sì, poi sì, c'è lo split, insomma, finale. Non so se conosce la canzone Nascosta in piena vista. Non so, no, se non l'ha mai sentita. Sì. La conosce sicuramente Alessio. Canzone di Camilla. Parla proprio di questa cosa qui, cioè della sensazione di quando sei piccolo e pensi che il mondo esista perché ci sei te che lo vedi. E poi dopo questa sensazione svanisce. Secondo me io ce la vedo parecchio. No, riguardi le tue videocassette sul divano. E... quella è la canzone che mi ha fatto credere che stesse per uscire un nuovo album. E invece poi... niente. E poi crepa cuore. Tutta la variante musicale. Sì. Dunque... io andrei verso la conclusione di questa live. L'abbiamo portata a casa, sì. L'internet ci ha graziati. E... sarà davvero un problema d'orario? Sarà davvero un problema d'orario? Chissà. Non lo sappiamo. Forse siamo nabbi noi anche. Non avete... lo scopriremo più tardi. Colorato? Come? Non avete ancora usato nessun tastino colorato? Oh, è vero, ma infatti sì, pulsante. Andiamo alla live allora con questo suono idilliaco, chiude la nostra lista di film. No, sbagliato. La canzone mitica per la chiusura, cioè per una chiusura epica. Io, no, scusate, lo dico. Cioè, vorrei vivere nel fantabosco. Cioè, però non l'11 settembre. Bravo! No, perché le trasmissioni neanche il giorno dell'elezione del Papa. Un altro, ho visto la io me lo ricordo. Beh, ma a proposito, per il documentario di Moore, possibile ricordarsi perché avevo un anno, però. Ma documentario di Moore, incredibile film. Ah, no, sì, dicevo vivere. Tommaso, rispondi dopo per la tesi a tua sorella, grazie. Perché? Sì, sì. Dunque, ringraziamo. Tommaso, c'è una richiesta in chat per te, devi rispondere a tua sorella dopo per la tesi. Vabbè, io volevo ringraziare i miei amici, volevo ringraziare Mattia, Alberto, Alessandro e Daniele per l'abbonamento e che mi hanno seguito. Grazie per... e, sì, uno si è anche abbonato e niente, insomma, finito gli ringraziamenti. Vai. Torniamo al mondo reale, lasciamo il mondo dei film. Comunque, brevi ragazzi, ci rivediamo tra 2 settimane, esatto, con un ospite d'eccezione, e Cineco ritorna anche sul 18. Il 18. Con un altrettanto ospite d'eccezione. Speriamo. Sì. Speriamo. Se tutto va bene e se internet ci aiuta. Vi ringraziamo. E buona serata. Per l'ascolto. Sì. Buona serata. Alla prossima. Grazie. Alla prossima. Ciao.